5-6 anni fa in conservatorio. Lui ha frequentato un mio corso, un corso complementare al suo corso di composizione. Si parlava di metodo dell'insegnamento del canto. Io preferì quella volta partire dalla poetica di Aristotele, dall'ottavo libro dei madrigali di Monteverdi. E lui venne a fare questo esame, si sedette, cominciò a parlare, eravamo 5 professoresse di canto, e parlò per 20-25 minuti, nessuna di noi osava fermarlo, perché parlava di poetica, parlava di poesia, parlava di teatro, perché io credo che Giovanni sia un grande uomo di teatro, che è una cosa che deve rimanere nella canzone, nella musica, come era Gaber, per esempio, perché la musica deve avere quel magnetismo, quella catarsi che si consuma nel buio, nel buio del teatro, che ti muove una cosa dentro. Lui ce l'ha, a quella cosa in più. E quanto gli hai messo? Quanto gli avete messo poi all'esame? È 30 e l'ora. Però ne colgo l'occasione, questa cosa del teatro è importante, perché noi siamo partiti con il Di White dalle cantine, ma il nostro obiettivo era andare proprio a teatro. Perché? Perché nulla togliendo a tutti i bei locali di musica live, c'è sempre una dimensione in cui si dà attenzione alla birra, al panino, alla chiacchiera, a come bella che la voglio, cioè come bella che la voglio non piace sicuramente, però quando si sente musica è importante avere quell'ora a disposizione nella vita in cui si siede e ascolta la musica. Questa dimensione si stava andando un po' perdendo. Quindi noi tutti siamo messi insieme anche per questo, per riappropriarci degli spazi teatrali. Non a caso il Bellini, che è uno degli spazi teatrali più belli che ci andavamo, che sicuramente ci sarete stati tutti al Bellini, uno dei teatri più belli. Il piccolo Bellini, che è un gioiellino. Che poi sì, quello è un gioiellino, che addirittura è questa vecchia cappella sopra il Teatro Bellini, che è diventato un piccolo teatro di 120 posti, che è splendido, dove le persone una volta al mese si concedono 2 ore in cui incontrano gli artisti, e poi dopo si scende tutti nel foyer del Bellini a bere vino, a parlare, a chiacchierare. Questo, il teatro è importantissimo, il teatro è importante. La maggior parte dei concerti si sta consumando spesso in posti dove l'attenzione è assolutamente quasi nulla, oppure l'attenzione è costante per i primi 2 brani, poi dopo si apre al festino. Con tutto il rispetto, sono cose che faccio anch'io, mi diverto anch'io, però non dimentichiamoci dei posti per la musica. Abbiamo una tradizione in Italia ricchissima, abbiamo dei posti incredibili che vanno sfruttati, e tutte queste nuove leve giovani devono essere presenti in questo universo teatrale, che è il loro posto. Chi vuole fare musica deve approdare per forza al teatro. Non c'è via d'uscita, il teatro è la risposta. Quindi io vi saluterei con questa affermazione assolutamente pesante, vi ho fatto due palle così, però vi ringrazio. Con una canzone. Ah sì, vi devo con una canzone. E vi faccio sentire una canzone. Vi faccio sentire una canzone che è un'altra canzone d'amore, che sta nel disco, che è sempre per un'altra storia che è finita, e per come è finita anche questa storia era meglio che mi facevo i cazzi miei. E si chiama E va a farmi sempre così. Questa l'ho catalogata in quella lì, che io chiamo le spaccapalle. E va a farmi sempre così. Castonghi sono un coppo lieto, che non mi fira senti niente, niente se non mi dici tu, ma tu ti addormi e trovo pace, ti addormi quasi per dispietta, e tengo un orologio in pietra, che sbatte come una finestra, che non si può più acconciare. Stonghi solo un coppo lieto, non mi vedo mai capace, e da far ridere da felice, da far sta con me, vuoi sta.
sono solo una parola. E tu sei un mare, e tu sei un vento, e tu sei un cielo, e tu sei un tempo. Un tempo che mi fai aspettare, senza guardare, senza parlare, senza tornare. E vaffanì sembra così, che la mia figlia a Roma miette, che tutte stute i piglie per, e tutto resta come ieri. Grazie per l'attenzione, per l'ascolto. Grazie di cuore.